andiamo in fondo. Adesso, Claudia, proviamo a fare una cosa diversa, proviamo a calciare la palla con il piede. Quindi io metterò la cesta pronta, ti lancerò la palla, se cade probabilmente non la prenderai, la rincorrerai, provo, tiro la palla, oh, non l'hai presa, prendila tranquillamente. In piedi vai alla fine della gincana, corri intorno ai cuscini con la palla in mano, l'appoggi sul fiore arancione, guardi bene e provi a calciare la palla nel cesto. Bravissima Claudia, ritorna di corsa, io ritiro la palla, provi a... devi essere più attenta, apri bene le mani, piega le braccia e aspetta la tua palla. Ottimo lavoro, vai di nuovo, corsa intorno ai cuscini, riappoggi se vuoi la palla sopra o addirittura puoi anche allontanarti di più, la cosa diventa ancora più difficile. Brava Claudia, e da lì provi a calciare, e infatti riprova a metterla sull'arancione. Brava Claudia, 2 su 2, ottimo lavoro. Allora Claudia, aguzziamo la vista, quindi coordinazione, mano, vista, oculo, manuale, devi riuscire a colpirmi i birilli. Intanto vieni nella cesta e ti prendi 3 palle, una piccola, una media, una grande. La palla piccola, la palla media, la palla grande. Ok, vai sopra il fiore arancione. Perfetto Claudia, quindi adesso hai queste 3 palle per colpire i birilli. I birilli sono 4, 7, 8, 9, 10. Se li colpisci tutte 10 con le 3 palle, 6. Hai fatto un ottimo lavoro. Quando vuoi, scegli la gamba da tenere avanti. Bravissima Claudia, hai ancora 2 palle, concentrati. Prova adesso a tirare solo con una mano, la tua mano preferita, la sinistra, giusto? Ok, non abbiamo preso niente, ma possiamo fare di meglio. Prendi la palla grande e se hai la mano sinistra avanti, metti quest'altra gamba avanti, piegati sulle gambe e tira. Brava Claudia, solo un birillo è rimasto, sei bravissima.